Dopo lavoro si ha i marchetti. Enal, Marna. Se le città avessero un cuore, Sesto Calende e i Sestesi conterebbero i battiti di questo gigante adagiato sulla riva del Ticino. È arrivato il momento di intervenire in modo radicale. Bisogna avere coraggio e determinazione. Non bisogna guardare ai prossimi anni, ma al prossimo secolo. 8 milioni di euro è l'investimento interamente finanziato. Il progetto riguarda la realizzazione di due nuovi poli urbani, la Marna e il Circolo Canottieri, nell'area compresa tra il Palazzo Comunale e il Ponte. Mira a ricucire il territorio garantendo fruibilità degli spazi per i cittadini e favorendo la mobilità lenta. Una pista ciclopedonale consentirà di percorrere le aree dal centro fino a Sant'Anna, dando vita ad una promenade che riconnette il Parco Europa alla città. L'attuale piazzale Rovelli sarà destinato al nuovo edificio della Marna e al parcheggio da 180 posti auto con accesso carraio e pedonale da via Remo Barbieri. L'edificio polifunzionale della Marna accoglierà nel suo cuore una grande sala civica, la cui funzione sarà di ospitare eventi, convegni e spettacoli grazie alle sue oltre 400 sedute, ma anche attività che richiedono un ampio spazio libero. Nelle serate speciali, i cambi di luce della copertura regaleranno magiche atmosfere luminose. La nuova sede del Circolo Sestese sorgerà nella stessa posizione, restando nel suo contesto naturale ed unico con affaccio diretto sul Ticino. Il piano terra, con uscita diretta sulla spiaggia, ospiterà gli spazi di deposito delle imbarcazioni, mentre a livello superiore troveranno posto uffici, spogliatoi, palestre per pesistica e vogatori dotate di ampie vetrate con vista fiume. Questo è il nuovo progetto. Cambieranno i contenitori, ma non i contenuti. La fisionomia, ma non il cuore che dentro vi batte. Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla.